Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo come realizzare in modo molto semplice questo pattern tridimensionale che alla fine è una singola superficie, quindi non è un assemblamento di superfici, ma è una singola superficie. Useremo come plugin Pufferfish, Lunchbox e Parakit. Partiamo dal disegnare il rhino un rettangolo, semplice rettangolo. Creiamo la superficie all'interno di questo rettangolo. Chiaramente il rettangolo l'ho inserito all'interno di curve. Per farlo, destro, set one curve, seleziono il rettangolo. Faccio una superficie a partire da questa curva, quindi una superficie piana. Successivamente eseguo l'offset di questa superficie, quindi creerà una superficie spostata di, io ho messo 100 come distanza di offset rispetto alla prima. Il mio rettangolo è di dimensioni più o meno 4100 x 2008. 2800, se volete ricopiare, diciamo, in toto i parametri, ma stiamo lavorando con un software parametrico, quindi mi aspetto che questo non avvenga. Abbiamo duplicato quindi questa superficie ad una distanza di 100 della prima, e adesso vado ad utilizzare un comando di Parakit che si chiama Cinematics, che crea questo pattern cinematico. Assegno al fattore n50. Me lo produce, me lo crea in prossimità dello 0. Scusate, io ho il file un po' confusionario. Mi crea questo piccolo pattern qui. Ve lo faccio solo vedere. Utilizzo il comando di Pufferfish Bounding Rectangle, che mi va a creare un rettangolo che va a circondare la mia geometria. Ok, ritorniamo al nostro pattern che avevo qui. Eccoci qua. Adesso vado a proiettare questa geometria che è conservata, stivata all'interno di Cinematics. La vado a proiettare nel mio rettangolo. Quindi, che cosa mi uso? Map to Surface. E che cosa vado a proiettare? La curva, quindi le curve del disegno che abbiamo visto prima, le vado a proiettare che sono contenute all'interno di una superficie che viene dal rettangolo, dal boundary rettangolo che abbiamo fatto precedentemente. Quindi a partire dal boundary rettangolo ho creato una superficie interna a quel rettangolo, e questa sarà la mia superficie di partenza. Poi, come target surface avrò la superficie derivata dal mio offset. Quindi gli darò come target surface questa superficie qua. Come subdivision darò il parametro 1 sia in U che in V. Adesso ho questa geometria che è frutto della proiezione della geometria che abbiamo visto prima all'interno della mia superficie offsettata. Adesso non devo fare altro che creare una griglia di punti. Per far ciò vado a dividere la mia superficie iniziale. Prendo la superficie iniziale, la divido ho assegnato il parametro 100 come parametro sia in U che in V. E quindi ho ottenuto una griglia di punti. Avrò quindi 1000 punti sulla superficie. Adesso, tramite il comando pull point, andrò a spingere proprio i punti della mia griglia di partenza verso la geometria costituita dalle curve che ho proiettato sulla superficie. Quindi vado a spingere i miei punti verso queste curve e utilizzo il comando pull. Quindi i punti li
come primo input e la geometria a cui vado a, verso cui vado a spingere i miei punti la devo mettere in G. Benissimo. Adesso mi serve di individuare dei vettori di cui muovere i primi punti, i punti della griglia. E questi vettori saranno costituiti chiaramente da un verso e da un'ampiezza. In questa zona vado a determinare l'ampiezza, mentre in quest'altra zona della definizione vado a individuare il verso. Partiamo dal verso. Il verso sarà dato da vettore tra due punti, tra il punto originale e il punto traslato dopo averlo spinto, dopo aver adottato pull point, quindi da qui a qui. E che cosa vado a prendere? Vado a prendere a partire da questo vettore il versore, cioè il vettore con unità 1, e attribuirlo ad amplitude. Amplitude non è altro che uno strumento che ci permette di andare a sincronizzare il verso con l'ampiezza. Quindi abbiamo trovato il verso, ci manca l'ampiezza di questo vettore. Vediamo come l'ho calcolata. A partire da sempre dal nostro pull point, vediamo che come output secondario ho la distanza. Quindi siccome io voglio interpretare, voglio far diciamo setacciare questi dati da un graphmapper, voglio che i miei dati siano tutti compresi tra 0 e 1, perché questo è l'input del mio graphmapper. Quindi non faccio altro che prendere un valore pari a 100, che è uguale alla distanza di offset che ho inizialmente determinato. Vado a dividere 100 per i miei valori di distanza, ottenendo valori compresi tra 0 e 1. Poi applico questo graphmapper, che è un graphmapper lineare semplice, e poi vado ad applicare, subito dopo il graphmapper, una semplice moltiplicazione per un amplificatore che io ho impostato, nel mio caso 68. Questa sarà la mia ampiezza del vettore. Chiaramente tutta la geometria dipenderà poi dal movimento di questo graphmapper. Adesso che abbiamo visto come varia la geometria rispetto al graphmapper, andiamo avanti. Ho trovato quindi, prima ho trovato il verso del vettore, adesso ho trovato l'ampiezza. Non resta che spostare, quindi chiaramente i vettori ce n'è uno per ogni punto. Ho quindi 10.201 vettori. E vado a muovere le mie geometrie, che sono 10.201 i punti di partenza, li vado a muovere per il vettore, ciascun punto per il vettore corrispondente. Quello che ottengo è questa distribuzione di punti. È una distribuzione tridimensionale di punti. Adesso vado ad applicare questo comando che è del plugin Flexibility, ricordandomi di andare prima ad appiattire i punti in input, quindi qui applico flatten, e quindi semplicemente come punti di partenza gli do i punti che abbiamo trovato tramite lo spostamento e come U e V gli do gli stessi valori che avevo dato al mio S-divide in partenza. Quindi questo mi va a creare una superficie a partire dalla griglia di punti. L'ultimo passaggio che ho fatto è stato applicare un custom preview per la visualizzazione del pattern.
Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e a seguire il mio canale. Buona giornata e buon lavoro!